Buona scimmia a tutti, ragazzi. Allora, barba di 2 giorni. Ok, dovrei andare anche dal barbiere, ma quanto tempo riuscirò a forse andare anche dal barbiere? Allora, oggi Luna, la gattina, la nostra mascotte, non è ancora arrivata, ma arriverà, può darsi. Dunque, tributo, visto che il mio socio fraterno Simone mi ha dato lo spunto nell'altro video che ha fatto lui e ha usato il Capitano 2 come tributo al nostro capitano nazionale Luca Di Naro, non potevo esimermi neanche io questa settimana, cioè questo weekend, a fare il video tributo, quindi tributiamo questa settimana, dedichiamo al tributo appunto al nostro capitano nazionale Luca Di Naro. Ciao Luca, che ho avuto il piacere di conoscerlo il 24 di giugno scorso, dell'anno scorso, quando c'è stato l'evento dai fratelli Donghi su Scanze Rosciate, e quindi ho potuto conoscerlo di persona. Quindi, giustamente, mi sono usato il Capitano 2, io cosa potrò mai usare? The Vintage Clap. So che si vede un po' così, eccolo lì, col baffone, del Lucone, il baffone del Lucone. Andiamo a usare come rasoietto, visto che è un tributo a Luca, stilettino piastra rossa, lo armerò con le 7 o'clock gialle. Anzi, andiamo subito ad armarlo. Questo bel rasoietto in alluminio, di cui il sottoscritto ha anche la piastra nera, perché ho preso la scimmia, mi sono preso anche la piastra nera. E devo dire che fa un bel lavoro, devo dire che fa un bel lavoretto, sia con la piastra questa qua che con la piastra profonda, quella nera. Allora, notare che io la piastra l'ho montata dritta. Dritta, vedete? Perché c'è qualcuno che riesce anche a montare la piastra storta, ma va bene. Allora, ovviamente abbiamo detto tac, così riprendiamo anche il colore del rosso della bandiera, te, guarda. E poi, scusate, colore della bandiera, lo zio cosa potrà usare? Lo zio sono io. Tac, Evo 2. Evo 2 tricolore sintetico, ovviamente, sia chiaro. Bella sgrullatona. Anzi, vado a sciacquarmi un attimo la faccia, aspettate un po'. Allora, quasi quasi oggi, vabbè, io faccio video adesso che praticamente quasi sera, pomeriggio, un po' di noi, un po' di prebambino, me lo do perché comunque la giornata è stata lunga, intensa. Allora, ciao. Profumazioni sempre top, eh? Allora, dicono che riprende il profumo Azzaro. Io Azzaro non ce l'ho, sinceramente ho dei ricordi di quando ero più piccolo, di sto Azzaro, ma non ce l'ho, però sono quelle profumazioni un po' vintage, che a me sapete bene, che mi piacciono, quindi. Il sapone non vi sto a raccontare perché l'avrete già sentito com'è, come non è, come monta, cioè non è che vi sto a fare tante cose, è inutile che vi sto a ripetere 2 miliardi di volte le stesse cose. A mettere le cose, com'è il sapone, gli ingredienti, no, tanto se uno vuole sapere gli ingredienti,
Io sono qua, ragazzi, non per fare un professorone, cioè c'è stato un paio di puntate che ho fatto la storia, ma adesso sto usando set che sinceramente al momento non saprei neanche cosa raccontarvi, cioè, vi dico la verità. Quindi, comunque sì, un vegetale, quindi. Diamogli un po' d'acquetta, vedi? Giriamo, giriamo, gira, 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 gira e va. Dove si ferma, nessuno lo sa. Allora, devo dire che io poi quei prodotti dei Goodfellas li ci trovo bene perché sono buoni prodotti, secondo me, ottimo rapporto qualità-prezzo, perché comunque hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. E poi, oh, ragazzi, hanno gli after che portano, sono after parfum, quindi poi io, lo sapete anche bene, meglio di me, ve l'avevo già detto una cosa, io adoro Inferno, Inferno lo adoro proprio da morire. Non che gli altri mi spiegano, solo buono anche lui, però diciamo che Inferno è stato il mio primo amore. E come sapete, poi i primi amori non si scordano mai. E poi, meno male. Il Goodfellas con poco, poco, via, un prezzo abbordabile, ti sbagli. E quindi non vedo perché. Orgogli italiani anche questo, se posso dire. Io ringrazio ancora Simone che venerdì scorso è venuto a trovarmi, come avevo detto già nel video. La settimana scorsa, dove ho provato il Toscana Factory Hub, e questa settimana abbiamo deciso io e lui con unanimità che era la settimana di tributo al capitano nazionale, appunto, al nostro Luca Di Naro. Che penso io come tutti, o meglio, la maggior parte di noi che ci siamo avvicinati a questo mondo della rasatura tradizionale, ragazzi, abbiamo scoperto grazie a lui. E come dice sempre lui, la colpa è di Luca. La colpa è del capitano. Anche perché, se essere sincero, il nostro capitano, anche nei suoi video, ha comunque un savoir-faire che hanno in pochi, che ti cattura. Che ti cattura e che ti invoglia proprio a provare. Poi
poi piano piano è ovvio, scopre anche gli altri nel giro, però diciamo che quello è più lui, è quello che hai visto, ma ovviamente con tutti i follower che ha. E anche il minimo, no? Allora, ragazzi, andiamo a usare lo stiletto. Su, via. Criticato anche questo rasoietto da tanti. Però è proprio un bel rasoietto. Perché poi ognuno ha i suoi gusti, cioè non, secondo me no. Ora io sul gruppo con i miei soci, sul gruppo WhatsApp, ci prendiamo un po' in giro sul fatto dei gusti e dei sapori, no? Anche perché a Simone piacciono più, per dire, i saponi più freschi. A me invece piacciono quelli più tagliati, tabaccosi. O come questo, e capite bene che poi ognuno ha i suoi gusti per i saponi, così come per i rasoi, così come per le lamette, che sono soggettivissime. Cioè, è tutta una questione di gusto. Cioè, abbiamo 7.000 prodotti, per dire, ognuno sarà. Ognuno ha i suoi gusti, e meno male che ognuno ha i suoi gusti, cioè pensare una volta che c'era un sapone e basta. Adesso abbiamo la fortuna di poter spaziare tra varie fragranze, vari tipi di saponi. È una fortuna adesso abbiamo noi, eh. E non vedo perché si debba star lì a sindacare. Anche perché se stiamo a sindacare troppo poi. Comunque, tornando a noi. Prima passata ho già risolto quasi il problema, ecco, con lo stiletto. Adesso faccio qualche rifinitorina. Devo dire che a me questo qua comunque piace parecchio. Ho provato anche quello che mi ha regalato Fabio, l'altro socio fraterno, Fabio Jack, quello regolabile, tipo il Mercury Future. E devo dire che questa mi piace molto perché la testina, vedete, è molto bassa e non mi dà fastidio nella zona baffi, qua. Cioè, io qua riesco a lavorarmi bene il contorno baffo. È molto comodo. E poi
Sinceramente ho capito cosa diceva Luca quando dice che si sente la lama, cioè nel senso senti proprio la lama cosa fa sulla pelle. Perché essendo leggero e canterino molto divertente, senti proprio la lama come lavora. È una cosa graziosa, cioè può non piacere a tutti, ecco. Però benissimo. Allora, intanto vorrei ringraziare tutti gli iscritti al canale. Tutti quelli che ci guardano, e vorrei ringraziare anche gli iscritti al gruppo Facebook, al nostro gruppo Facebook, La Scimmia della Rasatura, che siamo arrivati a 510. Un bel traguardino. Non siamo tanti, però è un bel gruppo. Devo dire che è un bel gruppo. Siamo affiatati, ci troviamo bene. Poi io qui. Gli altri soci, Simone, Fabio e Domenico, siamo un bel quartetto, ci piace stare insieme. Poi io con Simone, vabbè, io e Fabio siamo parecchio legati. Oltre che cognati, siamo anche amici. E con Simone, ripeto, è nata una bella amicizia, ormai da più di un anno. E diciamo sempre che comunque, a prescindere da tutto, a prescindere dalla rasatura, a prescindere dalla rasatura, a prescindere dal gruppo, a prescindere da tutto, questa sarà una cosa che comunque, a prescindere da, appunto, dalla rasatura dei gruppi Facebook, Instagram e tutto il resto, è una cosa che dal lato umano rimarrà. È molto salda anche. Allora, innanzitutto mi sono dato giusto un po' di sapone da ammorbidire un po' ancora la pelle, no? Ecco, no, eh? Allora, oggi la gattina non è venuta, questo qua ha fatto un ottimo lavoro, come sempre, sto pennello, lo adoro, eh? Ah, guarda di che roba, eh! Non voglio di mangiarlo, guarda. Allora, stilettino. Tan, via. Taglia, continuamente ce l'ho messa. Perché c'è qualche asino che viene a dire che non taglia lo stiletto. Solo che non ha capito che se non ci mette la meta non taglia, no. Grande, piccolo grande rasoio, leggero piccolo ma grande, ottime prestazioni. Comunque devo ringraziare anche Domenico, perché il nostro socio Domenico, perché ci ha fatto fare anche la tazza, la scimmia della rasatura. Guarda lì, eccola, eh? Quella modello vecchio, perché c'è ancora il nostro vecchio gruppo, e questa. Vado a fare la tazzina con la scimmia rasatura, poi non ci beve il caffè, la birra, il vino, magari la birra no, ma il vino sì. Vado a cercare una faccia.
Bene. Allora. Perfetto, ragazzi, ottimo, ottimo. Bene, bene, bene. Allora. Oh, barba di 2 giorni sistemata. Quindi ha fatto veramente un ottimo lavoro. E adesso, afterino. Che non brucia, devo dire. Ecco, una cosa, ragazzi, che vorrei dire, se qualche neofita, qualcuno che si avvicina a questo tipo di rasatura, perché magari vede i video di Luca, appunto, o i video di Jared o chi che sia, o i video nostri, perché no? Mi auguro che qualcuno li veda, i nostri video. Vorrei dire questo, ragazzi, che vi avvicinate, ragazzi o comunque anche persone magari già adulte, che vi avvicinate a questo tipo di rasatura. Ve l'ho già detto anche l'altra volta, non scoraggiatevi. Cercate di vedere sempre più di una persona, cioè guardate magari Luca, seguite i consigli di Luca, seguite magari... Beh, cioè, se vede consigli, di Luca può dare consigli perché comunque sono anni che fa questa cosa. Cercate di guardare più video, cercare di capire più cose. E io non pretendo di fare scuola a nessuno, perché io ho guardato tanti video, mi sono confrontato con i miei soci, con Simone, e piano piano ho preso la mia strada, cioè ho capito cos'era meglio per me, com'è meglio il montaggio per me, qual è la meta meglio per me. Ragazzi, non vi scoraggiate, vedete, io adesso neanche un puntino lo so, ma perché qua io sempre, però le prime volte io ero tutto rosso qua sotto, tutto, ero qua sotto, ero tutto devastato, qua, è ovvio che poi le prime volte ti devasti. Però piano piano, l'esperienza, la mano, poi capisci cosa è meglio per te e poi il lavoro viene da solo, viene proprio una cosa automatica, come camminare. Quindi, ragazzi, dopo sto pippone, la scimmia vi saluta, Emiliano vi saluta, buona scimmia a tutti, che dire, cliccate, iscrivetevi. E buona scena a tutti.